Ciao ragazzi, io sono Jenny, bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Oggi sono qui per parlarvi della mia esperienza di relazione con un narcisista. Si parla di persona narcisista quando la persona ama più se stessa che le altre, ovvero è una persona che ha difficoltà ad amare, se non è impossibile per lui amare, perché ama troppo se stesso. Si può parlare di narcisista patologico o no. Io non so se questa persona era narcisista patologica perché non penso abbia mai fatto una visita per constatare questa cosa qua, ma non sono qui per parlarvi specificatamente o sostenere che questa persona era assolutamente narcisista patologica, ma andando a ripensare alla mia esperienza e ad altre esperienze con relazioni o altre esperienze con persone narcisiste, secondo me sono stata vittima di una persona narcisista. Bene, allora, innanzitutto partiamo proprio dal principio. Quanto è durata la mia relazione con questa persona? È durata 2 anni, dal 2013 fino al 2015, con degli alti e bassi, ma ne parleremo con calma. Allora, intanto la fase di relazione con un narcisista è composta da 3 fasi. La prima è love bombing, ovvero la fase di idealizzazione. La seconda è l'attacco all'autostima o svalutazione della persona che si pensa di amare, e la fine, l'ultima fase, è l'abbandono. Bene, io ho vissuto tutte e tre queste fasi. Allora, intanto come si riconosce una relazione narcisista? Allora, intanto io ho riconosciuto questa relazione come tale solamente dopo che è finita, solamente dopo negli anni. Nel momento in cui tu sei dentro questa relazione è molto difficile che te ne rendi conto. Forse se ne rendano conto di più le persone che avete a fianco, quindi io vi consiglio assolutamente di sentire sempre il parere della famiglia stretta, quindi mamma, papà, fratelli, eccetera. Questa persona ha fatto praticamente la sceneggiata e ha intortato, oltre che me, anche mia madre. E invece mio padre e mio fratello diciamo che non lo vedevano di buon occhio. Questo non all'inizio, ma nella seconda fase, diciamo. Partiamo dal principio. Allora, come ho conosciuto questa persona? L'ho conosciuta a scuola, era una persona veramente idealizzata da tutti, come perfetto, è bravissimo a scuola, ha avuto tantissime relazioni, un sacco di esperienze, vabbè. È nata come un'amicizia. Dopodiché questa persona mi ha chiesto di stare insieme ed è iniziata la prima fase di una relazione narcisista, ovvero il love bombing. Il love bombing o fase di idealizzazione è quella fase in cui la persona vi bombarda di cose, vi bombarda non di cose materiali, ma vi bombarda a livello psicologico. Cosa vuol dire? Vuol dire che inizia a parlare come voi siete la migliore di tutti, io non ho mai incontrato una persona migliore di voi, non riesco a vivere senza di voi, faremo famiglia, faremo figli, andremo qua, andremo là. E io ero molto piccola, avevo 16 anni quando l'ho conosciuta e i miei genitori hanno una relazione da quando avevano 14 anni, quindi potete ben capire che nel momento in cui mi si è avvicinata questa persona e mi ha iniziato a dire tutte queste cose, io piccola com'ero e non avevo nessun'altra esperienza, sono caduta nel tranello e pensavo di aver trovato l'amore della mia vita. Questa fase, vi leggo un articolo che ho trovato, l'idealizzazione nasconde già in sé la trappola del fallimento e del ricatto affettivo, perché inconsciamente questa persona ci sta dicendo: io ti amerò fin tanto che tu mi rimanderai questa immagine di me. Perché lui ti dice non riesco a vivere senza di te, ti dà così tanta attenzione che voi sentirete man mano che va avanti la relazione di non riuscire più a fare a meno di questa persona, perché questa persona è perfetta, perché non troverete mai più una persona come lui, perché l'amate così tanto che senza di lui non ce la farete. Bene, questi erano tutti i pensieri che io ovviamente ho avuto e con cui ho avuto a che fare. E vi sembra, cioè diciamo che vi bombarda così tanto
di così tanta tensioni che se riuscite ad essere razionali nella prima parte della relazione andrete a dire: ma com'è possibile, non mi conosci da neanche 2 giorni e già mi dici che sono l'amore della tua vita? È perché queste persone tendono appunto a bombardarvi di attenzione, bombardarvi di parole in modo tale che voi caschiate nel loro tranello. E vabbè, io come sapete ci sono cascata e questa diciamo che è la prima fase. Appunto, adesso vi leggo alcune tecniche seduttive: il rispecchiamento, l'innalzamento del vostro ego, sei la più bella, il più bello, il migliore a letto, eccetera eccetera, lusing sull'aspetto estetico, siete la più bella di tutti, siete la migliore di tutti, linguaggio poetico, romantico, inizia con le poesie, inizia con scrivervi le lettere, con darvi bigliettini, con darvi cioccolatini, le rose, insomma il ragazzo perfetto, si designa come il ragazzo perfetto, promesse, ti sposerò, avremo dei figli, costruiremo casa, condivisione di valori, obiettivi e sogni soprattutto. Uno dei miei sogni era quella di andare a Parigi per il mio 18esimo e lui me l'aveva promesso. Bene, andiamo avanti. Seconda fase, svalutazione, attacco all'autostima. Allora, la mia relazione è durata da aprile 2016 a gennaio 2014, in cui mi ha lasciato per la prima volta. Com'è successo? È successo che ero a cena e inizia ad essere strano. Dico: cos'è successo? No, domani te parleremo. Ok, vado a scuola, un po' già in ansia, e a scuola mi lascia. Mi lascia prima di entrare in classe, io disperata inizio a piangere e ad attaccarmi insomma alle persone che avevo lì in classe, e tutto inizia a diventare buio e nero. Poco dopo una settimana torna da me: sei l'amore della mia vita, voglio tornare con te, e quindi dopo una settimana torniamo insieme. Bene, poi stiamo insieme da gennaio 2014 a settembre 2014, passiamo anche l'estate insieme, lui viene al mare con la mia famiglia, tutto perfetto, si fa perdonare dai miei che erano già titubanti, non importa, torniamo insieme. Settembre, appunto metà settembre, insomma dopo le vacanze estive, una sera per messaggio mi dice: ti lascio. Così a caso, questa persona vi lascia senza un motivo. Prima di parlarvi appunto della rottura e di come avviene, vi parlo della seconda fase, ovvero quella della svalutazione, attacco all'autostima. Quando la fase dell'idealizzazione è completa, quindi quando lui vede che pendete dalle sue labbra, inizia a trattarvi male. Allora, con me è successo che durante il periodo estivo c'erano le sagre, quindi i miei era usanza insomma andare a vedere una band, quindi uscivamo molto spesso, io e la mia famiglia, e lui ha iniziato a dire: no, tu non esci, tu non vai da nessuna parte perché la gente ti guarda, perché io non voglio che gli altri ti vedano, e voglio che tu stai a casa, o stai a casa o ti lascio. E così è nato il primo conflitto con i miei genitori, ovvero: mamma, io non esco, non voglio. Così sempre quando c'era un evento io stavo a casa, se non uscivo con lui io non uscivo. Un'altra cosa che ha fatto scattare un po' diciamo il fastidio nei miei genitori è stata una volta che ho detto: guarda, dopo scuola sto fino alle 2 con una mia amica in un negozio e poi alle 2:30 torno a casa. Ho perso la corriera delle 2:30 correndo come una matta perché dovevo tornare a casa, e ho detto: vabbè, sto ancora un pochino finché non prendo la corriera delle 5. Va bene, per me andava benissimo, per i miei anche. Il problema era il partner. Il ragazzo è iniziato a dirmi: o vai a casa o ti lascio, o chiami tuo padre che ti venga a prendere o ti lascio. Vabbè, chiamo mio fratello e gli dico: guarda, questa persona mi dice che o torna a casa o mi lascia. Ma dai, ma cosa vuoi che sia? Mio fratello, stai lì e non succederà niente, fine. Io in lacrime, disperata, chiamo mio padre: guarda, vieni a prendere, sennò questa persona mi lascia, io senza lui non posso stare. E mio papà viene a prendermi. Dopo questa cosa qui a me non è scattato nulla, non mi sono resa conto di come mi stava trasformando, di come ero cambiata, perché
io stavo moltissimo con i miei genitori, sono sempre uscita con loro, mi sono sempre insomma trovata bene e sono iniziati i conflitti perché tu non esci, tu sei cambiata, ascolti musica che a te non piace, ti vesti come non ti vestivi, non è questo il tuo carattere, non sei fatta così, questa persona ti sta cambiando. Ogni piccolo tentativo di svalutazione o di attacco dalla persona è fatta con uno specifico obiettivo, ovvero vedere quanto la persona amata, la persona con cui stai, ti considera, ovvero questa è una messa alla prova. Questa persona mi ha messo alla prova per vedere se io ubbidivo i suoi ordini, se io stavo sotto quello che mi diceva lui, se la fase di idealizzazione era stata fatta e creata ad hoc. E questo è successo perché io gli ho sempre dato retta, ho sempre fatto come mi diceva lui, ho perso tutti i miei amici, ho dovuto chiudere tutte le relazioni maschili, non uscivo con nessuno se non con questa persona. Un'altra arma potente è il silenzio. Nel momento in cui discutete, questa persona tiene il muso, fa silenzio, non vi parla, vi fa cadere tutte le colpe su voi stesse e fa il gioco del adesso ti faccio sentire in colpa. Questo succedeva molto spesso, che nei messaggi si andava a litigare anche per cose inutili, cioè lui cerca il litigio e poi ti tiene il muso e ti fa sentire così in colpa che poi sei tu a dovergli chiedere scusa, a doverti sottomettere e cadere ai suoi piedi per cercare un accordo. Bene, e passiamo poi alla terza fase, quindi dopo che vi ha distrutto, che vi ha cambiato nel carattere, che vi ha cambiato nelle abitudini e vi ha distrutto tutte le relazioni, arriva l'abbandono. L'abbandono appunto avviene in un momento in cui voi non ve lo aspettate, in cui non vi dà alcun indizio, perché ti dice ti amo, ti dice ti voglio, ti desidero, sei l'amore della mia vita, e la sera ti molla. Questa rottura è avvenuta appunto a settembre. Nel momento in cui mi ha lasciato, io mi ricordo che sono uscita con una mia amica e ho detto io non mi riconosco più, non so più cosa mi piace, cosa piaceva a lui, non mi riconosco più, non mi ritrovo più nel mio carattere, nelle cose che più mi piacciono, e sono disperata. Ho iniziato a togliere tutte le foto dalla camera. La mia camera era praticamente, c'erano solo i portafoto tutti bianchi, che mia mamma ancora si ricorda questa fase in cui io vedevo tutto nero, non ce la facevo, e così è durata per 8 mesi, mi sembra, in cui io sono stata male, mangiavo poco, ho cercato di buttarmi insomma nella scuola, infatti poi a scuola sono andata molto bene, ho cercato di ritrovare me stessa, quindi di riascoltare le canzoni che piacevano a me, quindi di sperimentare un po' con i generi per capire qual era insomma l'essenza vera di me stessa, e anche negli abiti, di non vestirmi più di nero come voleva lui, ma di iniziare a vestirmi come volevo io. È stato un percorso molto molto difficile, e il problema è che a febbraio questa persona è tornata e io ci sono cascata di nuovo, e è venuto a casa, ha chiesto perdono di nuovo alla mia famiglia, e mio papà gli ha detto tu adesso torni con mia figlia, ma ti giuro che finisce male se la lasci di nuovo. Beh, questa cosa qui, la relazione da febbraio a giugno è andata così male che questa persona ha iniziato a non rispondermi per una settimana, dicendo devo studiare, e poi la trovavo online su WhatsApp, e un punto che mi ha fatto proprio sbroccare è stato cambiare lo stato che c'era, mi pare, il mio nome col cuoricino, e mettere un altro nome col cuore. Quindi avevo capito che per lui o portava avanti due relazioni o la relazione con me concludeva. E così diciamo che anche parlando moltissimo con un mio caro amico ho capito che la mia vita non poteva continuare così, non potevo farmi mettere i piedi in testa di nuovo da questa persona. Gli ho scritto un messaggio dicendogli guarda, se vuoi rimaniamo amici, ma così non va per niente bene, perché non mi puoi non rispondere per una settimana e poi essere online su WhatsApp a scriverti con qualcun altro. Siamo sinceri, festa finita, così è andata e così è stato. Sono stata male di nuovo durante l'estate, e dopo l'estate è arrivata un'altra persona, che è la persona con cui sto adesso da 5 anni, con cui mi sto trovando davvero bene, e vi assicuro che vi accorgerete dell'enorme differenza
Io in un post vecchissimo, quando avevo il blog, avevo descritto questa vecchia relazione come questa persona era per me come un idolo. Ed è proprio questo, quando voi vi troverete in una vera relazione come ce l'ho io adesso, vi accorgerete che queste attenzioni sono totalmente sincere rispetto a quelle di prima. Cioè, nel momento in cui inizierete a parlare di progetti, saranno progetti davvero concreti, quindi andrete a vedere il lato economico, a parlare di ok, si farà tra qualche anno, ok, bisognerà fare il mutuo per comprare casa, cosa che invece prima magari uno pensa, ma eri piccolina, non ci pensavi, ma in realtà era tutta una farsa per intortarti in questa cosa qui. È stato un percorso lunghissimo per la mia autostima, per la relazione che ho anche adesso, è stata davvero difficoltosa all'inizio perché io non mi fidavo, perché l'ho messo alla prova per quanto mi volesse bene, e lo ringrazio tantissimo per avermi aspettato e per aver avuto pazienza di me. Questo per dirvi che ce la potete fare, che se ce l'ho fatta io potete uscirne tutti, e questi erano, diciamo, i campanelli di allarme per accorgervi se siete o meno succube di una relazione che non vi fa stare bene. Io ero consapevole durante la relazione che non stavo bene, ma lasciare questa persona per me era come morire, cioè senza di quella persona io non ce l'avrei fatta. In realtà, nel momento in cui mi ha lasciato, io veramente sono caduta in basso, cioè pensavo veramente di non farcela, ma vi assicuro che con la forza che abbiamo dentro ce la possiamo fare, soprattutto aggrappandoci alla famiglia, alle persone che ci vogliono bene, alle amicizie sincere, con esse riuscirete a ricostruire tutto. Io adesso ascolto reggaeton, ho riascoltato di nuovo Justin Bieber, che mi era stato vietato di far festa, cosa che adesso se posso faccio, posso uscire con i miei genitori. E addirittura all'inizio della relazione che ho adesso, mi ricordo che quando dovevo uscire con i miei senza il mio attuale ragazzo, mi pareva strano e gli dicevo, ma non ti arrabbi, ma posso che uno può fare tutto, cioè la fiducia ci deve essere in una relazione. E niente ragazzi, questa era la mia esperienza, e se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commentino ed iscrivetevi al canale. Non dimenticatevi di attivare la campanellina in modo tale che vi arrivi la notifica ogni volta che esce un mio nuovo video. Ciao! Non dimenticatevi di lasciarvi le vostre esperienze giù nei commenti e io vi aiuterò. Ciao!